Sono il presidente di questa bellissima associazione che si chiama Ali di Bagnoli. Siamo un gruppo di appassionati che ci riuniamo nei fine settimana per volare con i nostri giocattolini, i nostri aeroplanini. Siamo stanziati su questa bellissima aviosuperficie che è del dominio di Bagnoli, qua di Bagnoli. E niente, cosa facciamo noi? Il sabato e la domenica ci divertiamo a volare, organizziamo degli eventi come quello di oggi, che è un raduno di cosiddetti tubi tela, praticamente sono aeroplani o deltaplani basici con cui si volava 30 anni fa, e diciamo che adesso stiamo facendo un po' di revamping, un po' di rievocazione di questi mezzi minimali che alla fine ti permettevano di volare con veramente quattro soldi. Questa è un'opportunità per Ali di Bagnoli per portare qui a Bagnoli e al pubblico locale e non solo tanti mezzi, tanti velivoli, tanti appassionati e soprattutto tante persone anche da fuori e soprattutto da tutta Italia. Sono presenti anche diversi mezzi, diversi velivoli dei soci di Ali di Bagnoli, ci sono mezzi di aviazione generale, mezzi VDS, ultraleggeri, aeroplani storici, c'è un po' di tutto, perché noi qui per fortuna siamo una grande famiglia, abbiamo un sacco di appassionati, un sacco di amici, un sacco di piloti che oggi ci sono venuti a trovare, e alcuni nostri soci hanno voluto, nonostante non abbiano dei tubi e tela come mezzi, esporre il loro velivoli proprio qui. Sono proprietario di uno di questi tre bellissimi biplani, in particolare quello immatricolato India 9369, e questi biplani qua sono aerei autocostruiti e praticamente ricordano biplani della prima guerra mondiale, quindi degli anni 15, anni 20, e oggi praticamente con Pier Antonio, che farà da leader, faremo un passaggio a tre. Praticamente sopra all'alza bandiera per iniziare poi questa giornata e questo evento sui tubi e tela. Siamo qui per onorare i nostri caduti, per fare l'alzabandiera e dare un po' di risalto all'associazione Anarti, per far così coinvolgere anche persone nuove che volessero partecipare a queste associazioni, in modo da poterle ravvivare con gente nuova che si avvicina a questa realtà, che non è solo commemorazione, ma bensì anche, come già fanno i nostri colleghi alpini o carabinieri, sono associazioni di volontariato o altro che possono partecipare in anche in contesti, diciamo così, come la protezione civile o altro. Basta vedere quanto è successo purtroppo in Emilia Romagna, che associazioni di alpini e altre associazioni sono andati lì per aiutare la popolazione. Quindi il nostro senso di appartenenza a un qualcosa è anche di trasmettere un messaggio di queste o di questa dimensione. Ennesimo appuntamento per i temerari amanti del volo libero nell'ormai collaudata aviosuperficie di Bagnoli, da tempo impiegata anche per manifestazioni popolari a scopo promozionale e didattico. L'interessante raduno odierno denominato Tubi e Tela intende mostrare quanto l'affascinante esperienza del volo sia accessibile a tutti, sia tecnicamente che economicamente. Ma vuole soprattutto indurre gli scettici a pensare come, staccandoci dal suolo, dove siamo abituati a muoverci sicuri, sia davvero possibile liberare la mente da ataviche paure. Con questi semplici attrezzi, librarsi nell'aria non è più solo poesia, ma diventa esercizio per il corpo e soprattutto per la mente, che padronando il mezzo sfrutta le correnti togliendo potere alla gravità. Un'emozionante esperienza utile a maturare l'autocoscienza, ma soprattutto ad ampliare la visione del reale, imparando a guardare il mondo da una diversa prospettiva. È difficile spiegare una passione. Una passione viene in genere da bambini, da ragazzini. Ci sono dei ragazzini che vorrebbero fare i pompieri, dei ragazzini che vorrebbero fare gli astronauti. E noi cominciavamo a fare volare gli aeroplanini di carta, poi quelli di legno, poi gli aeromodelli, e poi la passione va avanti così, perché è un sistema di staccarsi da terra, di fare qualcosa che la massa non è in grado o non vuole o non gli interessa fare, e vedere le cose dall'alto, che è un punto di vista che è veramente unico. Diciamo che il volo abbraccia le tre dimensioni, si può andare a destra, a sinistra, ma si può andare anche in alto e in basso. Quindi è un dominare il paesaggio dall'alto, cosa che
diciamo, è appannaggio di creature con le ali, gli uccelli, gli insetti che volano. I mammiferi, diciamo, noi stessi siamo fatti per restare al rasoterra. Il potersi elevare a una quota, diciamo, superiore per noi è motivo di soddisfazione. Siamo qui con il Deltaplano Scuola per, diciamo, condividere con tutti questa esperienza di volo che si può fare col deltaplano a motore, e che è un'esperienza che permette a un target di persone di avvicinarsi al mondo del volo, ecco, con, non spendendo tanti soldi, e quindi diciamo che permettiamo alle persone di volare in sicurezza sicuramente, partendo da una base che è il deltaplano a motore, per poi dopo specializzarsi in altre macchine con dei vari passaggi macchina. Il deltaplano è una delle macchine più sicure, malgrado uno potrebbe pensare l'opposto, ecco. È una macchina sicura perché è una macchina semplice. Essendo una macchina semplice, i controlli sono abbastanza semplici. Meno cose ci sono a bordo, meno si rompono, ecco. Quest'oggi esponiamo un ultraleggero classico tubietela, Twin Fox. È un biposto, versione biciclo, e categoria minimali. Oltre a questo facciamo anche un monoposto, che è il Mini Fox. Questo ultraleggero qui rientra nella categoria 120 kg, molto apprezzato in Germania, Inghilterra, Polonia. E questo perché rientra in una categoria che è deregolamentata, nel senso che non serve attestato di volo, basta un'assicurazione, visita medica è sufficiente a patente, quella che si fa con la patente dell'auto, e quindi molto 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 easy, molto facile. Ecco, è la nostra azienda dal 90, che è nata nel 1990, quindi 30 anni di esperienza, e basta, siamo qua a divertirsi oggi tutti insieme. L'idolo che stiamo osservando è un ultraleggero avanzato che costruisce la Tecnam. È uno degli ultimi velivoli come serie, dopo l'evoluzione di altri P92 Eco, P92 Eaglet. È un velivolo che è stato omologato a 600 kg, comunque rimane sempre nell'ambito del ultraleggero inteso come vero e proprio, ecco. Quindi con questo velivolo si possono fare attività sportive e non lavorative. Una macchina che corre in crociera a 210 km orari, decolla in 150 metri, atterra in 200-250, e è un velivolo adatto per il volo da diporto, ma anche per la scuola di volo. E viene venduto soprattutto all'estero, e siamo i secondi in Europa, in Europa siamo i primi come produzione, produciamo un velivolo al giorno, la nostra azienda è a Capua, in Campania, e diciamo che abbiamo 500 dipendenti che ci danno questa possibilità. Benvenuti a Bagnoli, in questa bellissima aviosuperficie. È una giornata importante perché con questo tubi e tele si creano degli veicoli proprio per andare nell'aria, volare e creare emozioni, e questo è il punto fondamentale. Nel territorio una superficie, un'area in cui chi è appassionato del volo e chi piace l'emozione del volo qui può trovare appunto il pane per i suoi denti e volare, ma anche vedere volare, e quindi ci si incontra. Ecco, un ringraziamento agli organizzatori e un punto di interesse per il nostro territorio fondamentale.